France's lead just 3 points now. Will it be gone? It will! A huge three, Francesca Baldassarre. Reduce dall'esperienza degli europei under 16, Francesca Baldassarre, medaglia al collo, che esperienza è stata? È stata un'esperienza, diciamo, vissuta, perché siamo partiti con degli obiettivi e li abbiamo raggiunti partita dopo partita ed è stata molto inaspettata, diciamo. Sempre in doppia cifra, 19 punti nella semifinale, purtroppo persa dopo un supplementare e poi avete portato la medaglia di bronzo. E come l'hai vissuta tu rispetto magari a un campionato italiano, a un campionato magari dei pari ruolo tuoi? È stato un campionato dove ci siamo confrontati con varie squadre di diversi paesi, con fisici molto diversi, ci siamo confrontati, diciamo, con realtà diverse, giochi e sistemi di gioco avanzati rispetto a quelli italiani. Il tuo rapporto con coach Lucchesi, che ti ha voluto nonostante tu sei un gennaio 2008, quindi anche un anno più piccola rispetto alle altre compagne? Il rapporto si è creato sin da subito, perché dal raduno abbiamo cercato di creare un gruppo che è diventato una squadra, è diventata una famiglia per un mese, quindi il rapporto era di fiducia tra tutte, senza invidie e altro genere di cose. Dopo la Magnolia Campobasso si va alla Spezia con la cestistica spezzina, sempre più lontano, ma comunque oltre al basket, sappiamo, brava nello studio, ha anche guadagnato la borsa di studio Maria Pia Saccoferro quando era Campobasso. Sì, cerchiamo di far coincidere il tutto tra studio e basket, una nuova esperienza, cercando di fare sempre meglio e di confrontarci con altre realtà, e quindi si spera bene. Figlia di cestisti, c'è chi dice tecnica della mamma e cuore e grinta del papà. Se tu dovessi ispirarti a una giocatrice, a chi ti ispireresti? Non mi ispiro, diciamo, a nessuno, prendo spunto da chiunque, prendo i consigli di tutti e cerco di mettere tutta la grinta e la passione che ho mentre gioco. Sicuramente da giocatrice e anche da tifosa seguirai la New Basket Brindisi, l'EP Casa, un in bocca al lupo. Cosa ti aspetti quest'anno per la squadra del presidente Marino? Sì, una squadra nuova, speriamo faccia bene come l'anno scorso e con tutto il cuore cercherò di venire a vedere le partite e speriamo bene, come sempre. Dopo questa medaglia, cosa ti aspetti, cosa vuoi portare via dalla Spezia? Dalla Spezia abbiamo degli obiettivi, sperando di raggiungerli, e ovviamente non so cosa aspettarmi, perché è una nuova avventura, però speriamo che comunque il campionato vada bene e cerchiamo di arrivare tra le prime, tra le più importanti del campionato. Quindi Brindisi dopo Monica Bastiani, Valentina Siccardi, Marzia Tagliamento, adesso tocca a Francesca Baldassarre, dopo la conquista della medaglia di bronzo agli europei under 16, puntare più in alto e magari arrivare nazionale A. Si spera, comunque, continuando negli anni con le giovanili, di fare sempre più carriera e di continuare col mio percorso, di crescere piano piano senza bruciare tappe o senza andare di fretta, cercando di fare step dopo step tutte le opportunità.